E ciao a tutti amici e ben ritrovati in una nuova freschissima puntata di Commentiamo i video degli iscritti. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e di seguirci su tutti i nostri social network, Facebook, Instagram, Telegram. E vi ricordiamo che abbiamo anche un link a Amazon da dove potete fare i vostri acquisti e sostenere il canale. Per voi è gratuito, per noi conta tanto. Quindi mi raccomando, se dovete fare degli acquisti Amazon, fatelo dal nostro link in descrizione. Vi ricordiamo che se volete acquistare le nostre magliette, potete farlo sempre dal nostro link in descrizione, dove abbiamo il merchandise con magliette, felpe, telimare, cover dei telefoni. Tutto, signori, tutto per voi. E partiamo subito ricordandovi sempre che la sigla è fatta con i vostri video. Beh, è piaciuta la sigla? Era figa? Bella? Puntata numero 15, numero abbastanza tondo, importante, giusto? Perché... Sì, diciamo che come puntate abbiamo abbastanza video per arrivare almeno fino alla 25. Esatto. Ecco perché magari non stiamo, cioè, meno spoilerando, diciamo, il fatto di mandarci video. Comunque sia, molti di voi ce lo scrivono, vi rispondiamo, ce li mandate. Non sappiamo poi quando ve li manderemo questi video. Quindi magari lo mandate oggi e uscirà nella puntata tra 2 mesi, perché esatto, ovviamente... Magari uscirà 8 ottobre, chi lo sa. Però tranquilli, noi mettiamo sempre tutti i video. Partiamo subito col primo, che è anche un recidivo, mi sembra di averlo già sentito, Davis Preto. Ormai con i nomi facciamo confusione, però vabbè. Ormai vi conosciamo tutti, ormai. Andiamo a Davis Preto, vediamo che cosa con ci dice. Ciao, sono Davis da Vicenza. Provo a rimandarvi il video fatto da me, ovviamente col mio Mavic Mini, e speriamo che sia uscito migliore dell'altra volta. Grazie, bravi e complimenti per il vostro lavoro. Avevi ragione, quindi è un recidivo. È un recidivo, mi ricordavo di rispetto, sì, infatti. Bravo, bravo. Velocizzata questa, Non mi fa impazzire. Bella. Che bei colori. Flare. Bravo. Che bella. Bel vertigo. Camera mapping, insomma, dai. Peccato che non era precisissimo, però era bella l'idea. Allora, io ricordo il video dell'altra volta che non c'entrava nulla con questo. Non c'entrava nulla, aveva molti più difetti, mentre questo è uscito molto pulito, lineare, ci piace tanto, Facciamo un applauso per Massimo, facciamoglielo. Bravo Davis! Ok, Che dire? Hai usato quindi il vertigo, il timer mapping potevi usarlo un po' meglio, a mio avviso, sì. Nel senso che potevi velocizzare ancora di più per poi dare una curva di rallentamento verso la fine. Vabbè, ma comunque l'hai saputo fare, quindi questa cosa già è tanta roba. Vertigo mi ha impressionato, bello, bella la musica. Bello il flare, ogni tanto che passava in camera. Sì. Se ci mettevi un timelapse al tramonto sarebbe stato più. Ma noi con i timelapse siamo fissati, però purtroppo uno non è che può sempre stare lì ad aspettare. Magari si trovava lì al sacrario del Pasubio senza. Insomma. Senza troppo tempo, diciamo. Esatto. Quindi hai sfruttato soltanto il tempo a disposizione. Però dai, bravo. Bravo, tanta roba, bravo Davis. Passiamo al prossimo, che è Francesco Inglese. Vediamo un po' cosa ci dice. Gira intanto con un Mavic Mini, e vediamo che cosa ci dice. Quindi, mi chiamo Francesco Inglese, abito a San Oddio Baronia, a provincia di Avellino.
sono un vostro iscritto e vi seguo parecchio, siete molto bravi, i vostri video mi piacciono molto e ho imparato un sacco di cose grazie ai vostri consigli. Questo è un allegato, un video fatto con il Mavic Mini e montato da me con Premiere Pro. Bravo. Ok. Fatemi sapere se vi piace, te lo facciamo sapere subito. Mi raccomando, siate critici in modo che posso imparare dai vostri consigli. Va bene, Francesco, subito. Vediamo subito. Interessante. Bravo il time mapping. Dobbiamo essere critici, ricordati. Sì. Un po' troppo lunga questa scena, movimento un pochino impreciso, l'avrei tagliata prima. Anche perché come contenuto era una zenitale un po'... Belli i colori. Sì. I colori sono un pugno nell'occhio. Occhio al bilanciamento del bianco. Guarda, più che il bilanciamento del bianco, è l'esposizione che varia. Vedi, adesso si illumina sempre di più la scena. Questa cosa non mi piace molto. Dovresti imparare a utilizzare l'esposizione in manuale. O a bloccarla, quanto o a bloccarla, sì. Bella la fotografia, eh? Sì. Vai, sorpassa. No. Il movimento era un po' impreciso. Intanto i cambi non erano molto a tempo. Ok, quindi questa cosa dobbiamo stare un po' attenti. Magari la prossima volta. Intanto fai più scene in modo da poter intervallare più segmenti a tempo di musica, ok? Quindi questa cosa è abbastanza importante. Un'altra cosa, sui movimenti stai un po' più attento. Sì, più fluidi, quindi non inserire in montaggio movimenti scattosi. Quando non sei sicuro di una scena che quindi il movimento non è continuo, non è fluido, non inserire in scena. O lo rifai o non lo metti proprio. Quindi tu hai velocizzato. E col velocizzatore il movimento sbagliato si vede ancora di più. Si evidenzia di più. E quindi niente, ti abbiamo dato comunque il salsicciotto subito. Sì. Diamogli anche una fetta di pane per chiusura, comunque il video è fatto abbastanza bene, quindi sì. Comunque ti sei cimentato. Apprezziamo molto il fatto che tu abbia usato Premiere Pro, quindi hai cominciato a imparare le basi di un programma sì. professionale che sicuramente un domani potrai utilizzare anche per progetti molto più interessanti. Altra fetta di pane, io metterei l'orario, mi piace appunto la fotografia, questo orario credo che sia il tramonto. Sì, sì, sì. Questi colori belli si addicono molto al contesto del paesaggio. Mi è piaciuto molto anche l'intro con quel titolo che entra in quel timer mapping sulla, appunto a scoprire questo bellissimo paesaggio. L'altro salsicciotto, purtroppo, diciamo sempre, sono le famose pan a drone fermo, cioè sì. Se fai un movimento di pan, fallo sempre in movimento, quindi fagli fare una curva al drone. Esatto, quindi tutto qui. Detto questo, ti abbiamo dato tanti carboidrati e un bel po' di proteine pure. Dai, continua così e migliora sempre di più in gamba. Ringraziamo Francesco Inglese e passiamo al prossimo, che è Giuseppe Caprara da Crema. Volo a Maratea. Quindi sta volando a Maratea. Maratea fine si chiama il video. Poi magari il nome del video, ragazzi, però mettetelo un po' più artistico, ok? Quindi anche solo Maratea va bene. Maratea fine è proprio che magari l'hai esportato due volte, quindi fine. Vabbè, dai, vediamolo. Bella questa scena. Interessante. Il titolo che scompare così di botto non mi fa emozionare. Neanche la frenata. Avrei continuato. Sì, infatti. Bella questa sliderata, però non mi piacciono i tagli sulla stessa scena. Taglia a tempo, eh. Cioè, sei impegnato di tagliare più o meno. Vediamo. A tempo. Bravo. Ottimo. Taglio sulla stessa scena. Evita. Che è sta roba? Ma come hai fatto? Qua? Questa è bella. La musica è molto conosciuta. Io questa canzone la adoro. Continua. No, non mi piace.
mi sta venendo a vomitare. Tilta, tilta. Troppo tardi. Che è sto buco nero? L'ha lasciato apposta quel break frame oppure... Allora. Guarda, Maratea ci è piaciuta. La location molto molto bella, veramente spettacolare. Parto io con la fetta di pane. Sì. Ti dico anche che i colori andavano bene. Ti do subito un salsicciotto dal punto di vista video. L'esposizione impara a usarla in manuale o almeno bloccata. Che cosa significa? Che specialmente tipo quando stavi facendo la prima scena, che uscivi da quella roccia, o come anche altre scene, però in quella l'ho notato particolarmente, dove la roccia all'interno era buio, poi esci fuori e l'esposizione si chiude, quindi è un po'... è brutto da vedere. Quindi magari tu metti direttamente l'esposizione sull'esterno, esatto, blocchi, e poi fai vedere l'esposizione buona sull'esterno e il drone che va avanti, anche se la roccia non si vede ben esposta, ma non te ne frega niente, perché tanto tu devi arrivare sul paesaggio finale e quella è la cosa che devi interessarti e mettere la giusta esposizione. Ok. Altro salsicciotto, diciamo, lo darei per quanto riguarda il fatto di, abbiamo detto anche in video, va bene tagliare a tempo, però evita di tagliare ripetendo la stessa scena, quindi croppata o da diverse zoomate. L'altro salsicciotto che mi viene da darti è sui movimenti. Come detto prima a Francesco, cerca di migliorare la precisione dei movimenti, perché poi quando fai un effetto come ad esempio il drone mapping, poi magari l'errore si evidenzia di più. Tutto qui. Poi per il resto sicuramente la location forniva il giusto contesto per realizzare un bel video. Tutto sommato bello, bello, ci tanta roba, un bel video, molto bravo. Potrai sicuramente migliorare col tempo. Fai attenzione ai dettagli, esatto. Okay? Quindi quando monti la prossima volta fai attenzione a questi piccoli dettagli che abbiamo detto. Non ci attaccare due scene uguali una di fianco all'altra, perché l'occhio se no si annoia e niente. Esatto. Poi la base, resto, c'è, diciamo, la base c'è. La base c'è, molto quindi. Buono come risultato. E ora queste cose, ringraziamo Giuseppe Caprara da Crema e passiamo a Manuele Girau. Girau mi sa che di Sardo. Sì. Sì, infatti, quindi Mavic Mini. Nebita pan di zucca, Sardegna. E Sardegna, Andrea conferma. Ciao ragazzi, vi seguo da poco su YouTube e apprezzo veramente tanto i vostri contenuti. Mi farebbe piacere se analizzaste. Bravo per l'italiano. Questa mia creazione. Possiedo un Mavic Mini da meno di un mese e ho editato questo video con l'app DJI Flight, causa, ahimè, PC portatile di bassa qualità. Addirittura dall'app ha fatto quindi il montaggio. Vediamo, sono curioso. Il video è stato girato nel sud-ovest della Sardegna, in una zona ricca di siti minerari utilizzati in passato. Il Faraglione, alla fine del video, è uno dei più alti d'Europa e viene citato persino da Gabriele D'Annunzio in un suo articolo. Tanta roba. Questi riferimenti storici, tanta letterari. Tanta roba. Vediamo come monta l'app DJI Fly, vediamo se sei stato bravo nonostante il montaggio da telefono. Almeno sappiamo che la musica è sicuramente royalty free. Bello, cioè vedi che bel paesaggio. No, bellissimo. Questa personalmente l'avrei fatta un po' più bassa come quota, in modo da scarrellare ancora di più sul paesaggio che c'avevi sotto. Perché vedi qui stai andando avanti, ma non si nota molto il movimento. Magari il drone sta andando velocissimo, ma non lo noti tanto. Bello qui. Che meraviglia. Allora viene ristrutturazione. Sì, ci sono un po' di transenne e cose varie, però dai. Ma che bello che è! Sì, il posto è veramente particolare, molto bello. Certo, una volta che l'ho visto, insomma, poi basta. Cioè sì. Questa scena puoi anche tagliarla. Questa transizione a sfumatura, personalmente non le uso, non mi piacciono molto, però insomma. Quanto è piccola la barca? Eh sì. Perché
se non ci fosse stata la barca, sembrava una cosa piccola. Se non ci fosse stata la barca come punto di riferimento, sembrava comunque un paesaggio, sì, bello, ma comunque più piccolo. Mentre la barca dà un confronto e dici, ah cavolo, allora non è poi così piccolo, tutto enorme. Sì. Bravo, bravo, bravo. Senti, io, a me mi è piaciuto, sia a livello di location, forse i cambi erano un po' lunghi, però un mezzo applauso io glielo farei. Sì, un mezzo applauso per comunque sia il fatto che alla fine era fatto da telefono, quindi non avevi la possibilità di fare chissà queste grandi cose. Quindi. Tre basi di mano per te. Dai, alla prossima mandaci un video fatto dal computer, dai, appena riuscirai a sistemarlo o acquistarne uno nuovo, impegnati. E cerca di evitare di utilizzare quelle transizioni con la sfogatura, perché... Sì, tagli netti, punto, senza transizioni. Esatto, tagli netti, l'importante è che le scene siano consecutivamente diverse, ok? Quindi spesso mi sono trovato a vedere quasi la stessa scena. Erano diverse, quindi questo è stato bravo. Però più o meno l'isolotto che stava lì al centro era sia nella scena 1 che nella scena 2. Sì. Invece potevi mettere una delle due scene però all'inizio del video per spezzare un po' l'occhio, ok? Quindi questo è un piccolo consiglio e ringraziamo Manuele Girau e passiamo al prossimo, Marco e Federica. Mavic Mini Lago Maggiore 6/6/2020, quindi fresco fresco sto video, vediamo che ci dicono. Niente. Ci dicono niente. Perché ho fatto il documento di Facebook? Non lo so, forse non l'abbiamo scritto, vabbè. Vabbè, comunque sì. Vediamo Marco e Federica che cosa fanno. Lago Maggiore. C'è bene. Ciao. Lì sono belli. Non sono precisissimi, però spaccano. Mi piacciono. Comunque si ha una prospettiva dello stesso luogo, ma diversa. Questa non racconta chissà che cosa. Ma anche questa in realtà. Anche questa. Giocato, dai, ho usato. Bravo. Bella sta parte, sì. Punto diverso. Accedere l'isolotto. Eccolo. Oh, mi è piaciuto. Bravo. Sì, dai, bravo. Molto bravo. Bravi, anzi, vabbè. Bravi. Marco e Federica, io gli farei anche un mezzo applauso. Oggi stiamo proprio abbondando. Un po' di applausi. Un po' di applausi. C'era questa scena qui che volevo farti vedere. Per esempio, in questa scena tu comunque stai andando abbastanza veloce con il drone, però avendo un'altezza, una quota molto alta, la velocità si nota poco. A differenza invece di quella dell'acqua. Esatto, quando hai fatto il passaggio raso acqua. Quando hai fatto il passaggio basso sull'acqua, quella si vede tanto la velocità anche se stavi andando piano, perché appunto stavi molto vicino all'acqua, quindi ricorda questo piccolo dettaglio: più sei lontano, meno si nota la velocità che stai utilizzando. Ebbene, ringraziamo ancora una volta Marco, Federica e il loro Mavic Mini e passiamo all'ultimo concorrente all'applauso, ovvero Mauro Tommasi Ponte di Annibale, Mavic 2 Pro, a posto, ho scritto tutto. Se passa sotto quel ponticello è un top. Vedo troppi rami. Non penso che sia rischiato. Sì, poi Mavic 2 Pro, insomma. Ai. Se devi fare il time mapping, fallo su una scena più morbida. Questo sicuramente, te lo dico subito. Questa è bellissima. Ha fatto in slow-mo, sarebbe stato ancora meglio. Magari ha girato tutto in 4K. Quindi niente slow-mo. Non lo so, io il 4K non lo vedo, però.
Che bello sto posto. Piace un sacco. Questo è caratteristico. A questo abbassamento di quota ci avrei aggiunto un movimento all'indietro. Sarebbe stato ancora più epico. E poi quel taglio lì di netto mentre stavo scendendo non mi entusiasmava molto. Location, bravissimo. Location scelta, bella, sicuramente. Scelta della location è tanta roba. Molto bella. Sinceramente io sono un po' più critico, nel senso che sarà stata la musica o quant'altro, però un po' il sonno mi stava venendo, ma voi non vuoi, sì. Il contesto era quello, nonostante fosse molto bello, comunque sia non avevi una grande possibilità di far vedere chissà cosa. Il posto era quello, quindi comunque sì. Hai fatto del tuo meglio. Magari potevi osare un po' di più, ripeto, facendo magari a scoprire il ponte da sotto, uno slomo, come abbiamo detto, su quella diga. Uno slomo sull'acqua sarebbe stato carino e... Magari chissà, già che c'era quella cascata con un filtro ND potevi farci una foto effetto seta con un filtro ND. Esatto. Non lo so, io la sparo così, ma foto tanto qui non le commentiamo, quindi è giusto un'idea per te. Ringraziamo Mauro Tommasi e il Ponte di Annibale. E niente, quindi noi abbiamo concluso questa puntata. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche, di iscrivervi ai nostri social network, ovvero Facebook, Instagram e Telegram. Vorrei soltanto dire di seguirci sempre, di commentare, ci fanno piacere i vostri commenti e a volte anche i vostri suggerimenti, perché no, perché anche noi possiamo sbagliare o dimenticarci qualcosa. È giusto una piccola spoilerata, sicuramente faremo una piccola pausa ad agosto, quindi esatto. Però magari faremo un video dedicato a questo, di questa notizia. Però non temete, questa rubrica continuerà ad andare avanti e finché ci mandate i vostri video e finché ci dimostrate con il vostro like e con i vostri commenti che vi piace, continueremo a farla con estremo piacere. E abbiamo davvero concluso e non ci resta che augurarvi buon volo a tutti. Tre battiti di mano. Di mana. Fantastici. Fantastici. Fate dei video anche se. E ci.